Ha scelto di non comparire in Commissione regionale sanità il direttore generale della ASL 1 Avezzano sul Mona L'Aquila, Ferdinando Romano. Doveva essere ascoltato dai presenti in merito all'attacco hacker subito dall'azienda sanitaria lo scorso 3 maggio. Una decisione che non ha lasciato più di tanto stupiti i consiglieri, che quindi si sono concentrati sugli ordini del giorno ordinari, ma che ha sollevato delle polemiche. In particolare il gruppo PD in consiglio regionale, Silvio Paolucci, Antonio Blasioli, Pierpaolo Pietrucci e Dino Pepe, chiede all'assessore alla sanità Nicoletta Verì, al direttore del Dipartimento Sanità della Regione Claudio Damario e allo stesso direttore della ASL 1 Ferdinando Romano di riferire in commissione lo stato dell'arte, non essendo stata possibile l'audizione prevista per oggi. Le tematiche da chiarire sono molte e poche ore prima della commissione regionale la direzione ASL ha preso parola, diramando un comunicato stampa in cui respinge con fermezza la divulgazione di notizie totalmente infondate e tanto più gravi, si legge, in quanto tendono a colpire la credibilità dell'ASL in un momento delicato in cui la stessa è parte lesa in un vile attacco criminale. Così i vertici aziendali hanno risposto alle notizie delle presunte carenze di antibiotici e di un'operatività degli ospedali azzerata. Il responsabile del blocco operatorio, il dottor Luigi Panella, ha dichiarato come le voci inerenti un blocco o un rallentamento dell'attività chirurgica programmata siano prive di fondamento, mentre il direttore del servizio aziendale del farmaco, la dottoressa Esther Liberatore, ha chiarito come non risultino carenze di farmaci e di antibiotici. Quanto all'allarme che vede a rischio gli stipendi dei quasi 4.000 dipendenti ASL, il segretario provinciale della UIL FPL Antonio Ginnetti ha tranquillizzato. Abbiamo avuto contatti con il management aziendale e ci è stato assicurato che gli stipendi sono in erogazione. Secondo quanto appreso fino ad ora, non ci sono novità sui tempi di risoluzione della problematica, su cui indaga la magistratura, soprattutto alla luce della richiesta di riscatto dei pirati informatici ancora non quantificato.